Host 2017, ci troviamo allo stand di Faber Italia SRL e siamo in compagnia di Fabio Teti, che non vediamo già da un bel po' di tempo. Fabio, che è il responsabile marketing e che invitiamo a salutare gli amici di Oreca TV. Ciao a tutti gli amici di Oreca TV. Fabio, dici intanto, insomma, questa è una fiera davvero molto impegnativa, siamo al quarto giorno e io sono venuto 7-8 volte nei dintorni dello stand per riuscire a intervistarti, ma eri sempre presissimo. Oggi siamo a fine giornata e finalmente sono riuscito a trovarti un po' sconvolto, un po' affaticato, ma certamente libero per poter dire a loro che cosa avete presentato qui a Host 2017. Ce l'abbiamo fatta comunque, ce l'abbiamo fatta finalmente a vederci. Sconvolto sicuramente, come ogni cosa che ne viene fuori da un intenso lavoro, ogni volta che ne viene fuori da periodi proprio di intensi di attività. È andata bene, siamo super soddisfatti di come sono andati questi quattro giorni in fiera. Abbiamo visto soprattutto che il pubblico, gli utenti di questa fiera hanno veramente, finalmente apprezzato quello che è il lavoro che c'è dietro Faber. Il grosso team di un'azienda comunque familiare, il grosso operato di produttori con cui lavoriamo insieme per mantenere solido il Made in Italy, hanno apprezzato l'alta qualità dei prodotti e dei componenti, hanno apprezzato la durata dei nostri prodotti, quindi tutti gli operatori del settore sono soddisfatti, hanno apprezzato l'immagine che stiamo dando dell'azienda, hanno apprezzato gli optional, le funzioni, la passione e l'amore che ci mettiamo in questo lavoro. Assolutamente è andata molto bene, è andata molto bene, sono soddisfatto. Abbiamo presentato dei modelli nuovi, che poi i modelli nuovi li presentiamo ormai quasi sempre, siamo un'azienda in continua attività, in continuo dinamismo. Abbiamo creato proprio delle divisioni di settore, c'è una linea per home che comprende le due macchine, la Fabila e la Mini Slot, c'è la linea office che comprende il nostro cavallo di battaglia, praticamente la Slot, di cui abbiamo lanciato sul mercato degli accessori, tipo il portabicchieri, il portacialde, si compongono tutti intorno alla macchina per creare una coffee station, era l'idea che già ne parlammo in qualche edizione precedente. Abbiamo fortificato la linea dell'Oreca con tutte le versioni della barista, ottimizzato gli spazi della Gea Bar con le stesse prestazioni. Abbiamo dato il meglio, qui c'è tutta la nostra linea, c'è tutta la produzione, in più abbiamo lanciato per un mercato molto particolare dei pezzi d'arte, c'è una macchina che ancora non ha un nome, era nata per un progetto di casa ed è diventata adesso quasi la più bramata di questa fiera. Non finirà qui, abbiamo dei progetti in corso e a volte li teniamo riservati perché è bello fare l'effetto sorpresa ad ogni fiera. Quello di cui sono più contento e che voglio comunicare innanzitutto è proprio questo, che abbiamo rafforzato molto la qualità. Io spero che soprattutto nell'ultimo anno non abbiamo ricevuto quasi nessun reclamo, questa è una cosa che a me fa molto piacere, che i clienti che vengono qui dall'estero, dall'Italia, dal sud, da qualsiasi parte del mondo vengono qui semplicemente a congratularsi di persona e a continuare la collaborazione con noi. I numeri sono in crescita e posso solo augurarmi che manteniamo e continueremo a mantenere questo ritmo e mantenere la qualità dei prodotti, questo è quello che ci tengo di più. Stanco, ma un fiume in piena che resta in ogni caso assolutamente carico per andare a affrontare il quinto giorno di Host 2017 che si rivelerà certamente un successo come i precedenti quattro. Beh Fabio, tanta roba, ma veramente tanta roba. Io ho modo di conoscervi da qualche anno, cioè da quando è nata la Faber Italia SRL, e devo dire c'è stata un'evoluzione, ma non posso dire nemmeno anno dopo anno, davvero mese dopo mese. E il fatto che oggi i vostri clienti vengano qui non a reclamare ma a congratularsi con voi per la totale mancanza di difetti, guasti alle macchine, la dice lunga.
Sì, è proprio l'orgoglio è stato questo. Sapere che tanti operatori del settore lavorano con le nostre macchine, guadagnano con le nostre macchine, vivono e letteralmente vanno avanti nel proprio lavoro con le nostre macchine senza avere problemi, puntando e affidando il loro futuro, dai, esageriamo il loro futuro alle nostre macchine, una cosa che ti riempie d'orgoglio. Quindi no, siamo stanchi, non lo possiamo nascondere, è il quarto giorno, domani sarà lo stremo perché poi tutti gli amici e clienti più intimi vengono l'ultimo giorno, quindi va bene, facciamo l'ultimo tour de force. Si dorme poco, questo però è così durante l'anno ed è per me la chiave per arrivare a un ottimo risultato, quella di impegnarsi completamente, non cedere di neanche un minuto di defiance o di deconcentrazione, è sempre sul pezzo. Beh, certamente la massima soddisfazione per tutto l'impegno profuso da te, da tutto lo staff che collabora insieme a te per la realizzazione delle macchine. Fabio, grazie. Io li voglio anche ringraziare tutti, perché poi a volte non ci penso, ma dietro di noi ci sono tantissime persone che lavorano, siamo una trentina in produzione, lavorano 15 persone nel mio dipartimento di marketing, comprese agenzie di comunicazione che veramente stanno facendo un lavoro solido. Dall'ufficio tecnico, la progettazione dei prototipi, dei disegni, di tutto quello che facciamo internamente, io devo ringraziare tutti, a nome di Faber, a nome mio, dell'azienda, di mio padre, crediamo in loro come spero loro credano in noi. E infine, per chi desidera avere maggiori informazioni sui vostri prodotti, sugli accessori che sono stati appena presentati, qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui possono scrivere per riuscire a entrare in contatto con voi, chiedere delle informazioni, appunto, senza alcun impegno? Le informazioni generali possono essere richieste da info@faberitaliasrl.it. Da lì poi smistiamo noi internamente le informazioni in base al proprio dipartimento. Se ci scrive dall'estero invece siamo semplicemente un export davanti, però c'è un'email per ogni esigenza, quindi siamo operativi anche a risolvere qualsiasi delle richieste. Lieto che tu sia soddisfatto di quanto accaduto fino a oggi qui a Host 2017, lieto che voi siate ancora lì a seguirci dopo qualche minuto. Amici, non andate via perché abbiamo ancora altro da mostrarvi con telecamera e microfono. Ciao Fabio! Ciao a tutti amici di Horeca TV!